Ha scritto la regola, il Papa non gliela voleva approvare, lui ha aspettato fino a quando si creassero le condizioni perché quella regola che lui aveva in mente venisse approvata. Si sente nell'aria che c'è una novità, c'è un qualcosa, una speranza. La speranza per i piccoli, per i deboli, per coloro che non avevano voce. La gente sente la presenza di Dio, sente la presenza e qualcosa di straordinario. La personalità forte è l'aspetto più bello della vita di San Francesco. Messo papale lo chiama rustico, uomo della terra, contadino, scalzo, malvestito. Alla corte del re di Napoli si muove come una persona educata da sempre in ambiente cortigiano. Nel messaggio di San Francesco una parte importante è rappresentata, ecco, dalla spiritualità penitenziale. Questa radicalità di San Francesco nella sua ricerca di Dio, lui l'ha espressa anche in un impegno molto particolare e specifico nella vita della Chiesa che si chiama vita quaresimale. Chi arriva in questo santuario viene colpito anzitutto dalla sua posizione, contesto geografico, no? Ambientale, perché è costruito proprio in una gola dove il santo si ritirò nella sua prima grotta, per cui quasi il santuario somiglia a delle braccia che accolgono i pellegrini che vengono qui. L'uomo di Dio, l'uomo della grotta, l'uomo penitente. Questa personalità forte che gli dà la possibilità anche di costruire una santità veramente genuina.